Presidente, io la voglio ringraziare sinceramente per aver voluto mettere all'ordine del giorno questa proposta di legge, così come ringrazio altrettanto sinceramente il capogruppo Vincenzi e tutti i capogruppo di opposizione per questo clima, per questa collaborazione, per questo spero risultato. E lo faccio unitamente a un ringraziamento non dovuto e altrettanto sentito al Presidente Simeone, per la mediazione anche non visibile fatta su questa legge, per me molto importante. Lo faccio ugualmente sentitamente e devo dire anche chiedendo scusa all'assessore D'Amato che ho praticamente stalkerizzato in questo periodo e in questo anno di Covid su queste tematiche. Lo faccio ai colleghi di opposizione tutti e lo faccio soprattutto a Fratelli d'Italia che mi sopporta e mi supporta su questo tema. Tolte tutti questi ringraziamenti che però sentivo di dover fare, io sarò brevissima. Vorrei soltanto condividere la gioia di aver cristallizzato un percorso, istituzionalizzato una buona pratica, permesso a chi durante questa pandemia si è sentito ancora più abbandonato del solito di vedere una piccola luce in fondo a questo tunnel. Un tunnel che per alcuni è più sconosciuto, che io in questi anni ho imparato a conoscere sempre di più e sempre più a fondo. Devo dire che la Regione Lazio può essere contenta di essere più equa, perché oggi chi ha gravi deficit intellettivi o di comunicazione, chi ha gravi deficit psicomotori, chi ha deficit relazionali o gravi disturbi dello spettro autistico, chi ha deficit motori, malattie neurodegenerative, neuromuscolari, è un po' meno solo ed è un po' più vicino alle istituzioni, probabilmente, o così voglio sperare, perché noi con questa legge che ho voluto, snella, possiamo garantire dei percorsi diagnostici terapeutici adeguati a tutti, possiamo garantire dei percorsi sanitari assistiti e dei modelli funzionali adeguati a tutti, un archivio informatico, e anche qui la pandemia ci ha insegnato quanto sia importante la digitalizzazione in questo periodo, e dei percorsi formativi e di aggiornamento, perché non tutti sono uguali e le diversità sono una ricchezza anche quando si tratta di disabilità. Per cui io devo questo lavoro innanzitutto alle famiglie con cui sono stata in contatto. Sono molto contenta che sia stata inserita la figura e il ruolo essenziale dei caregiver, che sono fondamentali nella quotidianità di queste famiglie e di queste persone. E a queste storie, o forse dovrei dire più vite, che per me hanno prima di tutto il volto di Antonio, che ha l'abitudine di bere il caffè con una cannuccia perché diversamente non può berlo e che ha fortemente voluto questa legge, esattamente come diceva poco fa la collega, e vuole altrettanto una legge che tratti invece della vita indipendente di queste persone, perché sono due facce della stessa medaglia che spesso vengono dimenticate. Ecco, per Antonio che nella sua fragilità ha mostrato una forza incredibile, per Elena, che conoscete tutti e che è dovuta andare fuori da questa regione, per Sara, che con suo figlio Simone combatte tutti i giorni, per Rita, Serena, per Emanuele, che stamattina mi ha fatto piangere, lo dico qui in aula perché solo un duro come lui poi alla fine sa dire certe cose. Io credo che noi abbiamo fatto un piccolo grande passo avanti in un momento veramente difficile. E allora queste persone sono fortissime, non sono speciali, non sono poverine, ma sono degne e reclamano una vita degna di essere vissuta. E oggi si sostengono e probabilmente ci sostengono in un cerchio stravolgente che rischia di vederci alcune volte zoppicare come fanno loro, dover mettere dei tutori per camminare come fanno loro. A queste persone, a quelle che parlano con la LIS, a quelle che invece non ci sentono, a tutte quelle persone che in questi anni abbiamo incontrato e che continueremo a incontrare e che negli ospedali troppo spesso sono stati considerati soltanto numeri, noi stiamo dando una piccola risposta. Io spero che sia la prima di tante, fatte con questo clima e con questa ambizione di essere ogni giorno un po' a più a misura di quei fragili che sono così forti.